È stato depositato oggi il nuovo accordo territoriale sui canoni di locazione concordati per la città di Napoli, una soluzione che da oggi renderà estremamente appetibile la stipula del nuovo contratto di locazione e la prova di tale aspettativa è che tutte le parti in causa, attraverso tutte le associazioni che le rappresentano, dagli inquilini ai proprietari, hanno firmato il documento dichiarandosi soddisfatte in pieno. Potendo optare per la scelta di stipulare un contratto di locazione secondo il canone concordato, così come previsto dalla legge 431, da un lato i proprietari avranno il vantaggio di poter ottenere degli sgravi dal punto di vista tributario e dal punto di vista fiscale, e dall'altro gli inquilini avranno la garanzia di poter predeterminare il canone di locazione secondo quelle che sono le griglie che sono inserite all'interno dell'accordo. Per cui credo che sia una cosa che possa mettere in moto il mercato della locazione privata a Napoli e possa in qualche modo dare una risposta al disagio abitativo. Il Comune quindi si fa parte attiva nella mediazione nel trovare un accordo che preveda dei vantaggi sia per gli inquilini sia per i proprietari, con agevolazioni e soluzioni tecniche che favoriscono l'incontro fra domanda ed offerta. Coloro i quali saranno in questo accordo beneficeranno di tutte quelle agevolazioni, innanzitutto quelle nazionali che sono previste dalla cedolare secca, tutta una serie di norme agevolative, ma consentirà poi di avere anche quelle agevolazioni che abbiamo messo in campo noi, ossia l'abbattimento dell'aliquota IMU quando ci sono canoni, quando c'è l'accordo territoriale, quindi quando i canoni sono concordati secondo l'accordo territoriale abbiamo un abbattimento dal 10,6 all'8 per mille, addirittura abbiamo la possibilità di ridurre al 6,6 per mille questa aliquota quando i canoni sono rivolti a contratti per giovani coppie, quindi parliamo di giovani coppie in genere, quindi non solo sposate, ma anche quelle che convivono, che hanno un'età inferiore ai 35 anni. Nella prossima delibera, quindi l'annuncio, avremo addirittura la possibilità di ridurre l'aliquota IMU per i contratti che saranno rivisti al ribasso per le abitazioni civili almeno del 15% e per le botteghe del 20%. Una misura che speriamo, insomma, susciti un interesse nella proprietà, che passi dall'attesa speculativa, dal desiderio di evadere le tasse, all'impegno civico e utile di sottoscrivere contratti a canone convenzionato, perché sia possibile concretamente che chi non ha una casa o ha difficoltà di mercato la possa locare ad un canone sostenibile a 300, 400, a 500 euro. Una grande, ambiziosa missione.